tutti in mutande. Sì, ma non mi vede nessuno, non vedo. Sì, non vedi altro. Questo è tutto già qua. Questo è tutto già qua. Ah, no? Mi piace, non si vede tutto dentro casa nostra. Buongiorno, polpettina. Cosa parti? Ciao, cucciolota mia. Guarda che l'ha rubato. Me l'hai rubato? Stai parlando con papà? No, con te, che te l'ha rubato il letto. Mi ha rubato il letto? Buongiorno, siamo ad Albarella. Adesso in questo momento esattamente sono le 10 meno 10. Fa un caldo pazzesco, ci sono tipo già 33 gradi. Però diciamo che non ci va male qui oggi. Siamo nel fine settimana, io e Ulde passiamo il fine settimana qui, perché Olivia è qui con i nonni in pianta stabile per 2 mesi. Noi veniamo il fine settimana a trovarli. Ho deciso oggi di portarvi con noi. In pratica siamo qui io, mia mamma e Olivia oggi da sole, perché mio papà è tornato in giornata anche lui a Padova, e Ulrico invece salirà stasera perché alle 8 ha la assemblea condominiale e quindi finirà per mezzanotte. Insomma, devono approvarci un po' di cose per la casa nuova, tipo il terrazzo eccetera, quindi è fondamentale che lui ci sia, per cui verrà su stasera a mezzanotte. Quindi stamattina noi adesso ci stiamo vestendo perché andremo con il kart, perché vi avevo già spiegato sulle storie che qui ad Albarella si usa solo biciclette oppure io lo chiamo kart, ma in realtà è sbagliato perché sarebbe il golf car, per muoversi. Perché le golf car? Perché in realtà Albarella è un'isola che è nata intorno a il golf club, cioè c'è un bellissimo campo da golf da 18 buche, e quindi Albarella è nata praticamente intorno a questo campo da golf come parte residenziale per chi veniva a giocare a golf, ed è, si è instaurata questa abitudine, credo, di viaggiare con il golf car che veniva usato nel campo da golf anche per tutta l'isola. Diciamo che più che altro diventa bello per i bambini, perché Albarella è un'isola per la famiglia, è molto bello il fatto che non ci siano macchine che corrono, quindi ci sono tantissimi bambini in bicicletta, i pericoli sono molto pochi, e poi essendo un'isola privata non c'è assolutamente la paura, insomma si va via con le porte aperte. Allora, sulla proprietà di Albarella vi avevo già spiegato, nasce negli anni... è vivo. Rimettiamolo in tomba. Nasce negli anni 60 il progetto, per poi Albarella si sviluppa molto negli anni 70-80, 90 anche poi. Insomma, quelli sono stati i veri anni d'oro. Non so l'inizio quando è nata, però adesso è di proprietà Marcegaglia. Boh, adesso ci vestiamo e andiamo al supermercato. Ah, guarda chi è arrivato. Sei troppo nana, vieni qua. Vieni qua, troppo nana. Ciao. Andiamo al supermercato? Sì. Sì. Andiamo a un cioccolatino. Ah? Un cioccolatino. Cosa hai detto? Un cioccolatino. Un cioccattolino, che sarebbe un ibrido tra un cioccolatino e un cioccattolino. Per fare un gioco con la nonna. Vuoi? Ah, per fare un gioco con la nonna. Te l'ha chiesto la nonna, vero? Sta nonna che vuole sempre giocattoli. La mia la bambola sì. Ma ancora giù. Ne abbiamo una. Ne abbiamo una.
Madonna di Cianova, voglio uno. Bene. Abbiamo finito, dai che abbiamo finito. Dai che abbiamo finito. Là, posto. Cassone. Spesa fatta, si ritorna alla maison. Caldo boia. Uno. Due. Tre. 4, 5, 6, 7. Perfetto. Fatto. Ti servono 8 lucertoline. Cosa ti posso aiutare a fare? Ale! Fatti tutti, grande, batti 5. Voglio e... Ti stai spattaccando tutte le mani? Ricetta all'italiana tutti i giorni, da lunedì al sabato. Ho fatto così. Aiuto, aiuta. E qua la palla Olly. Siamo pronti. Non ti potete spostare nel reparto subito. Completamente che io lo potessi regalare quegli occhiali. Sicuramente avete. Thank you.
sta imparando a nuotare sott'acqua senza tapparsi il naso, cosa che io non so fare assolutamente, perché mi rapporto con l'acqua proprio quella di un gatto. Non so nuotare neanche tanto bene, sinceramente, so stare a galla, insomma. Faccio una mezza rana introvica. Vorrei dirvi che sta urlando ciao Instagram, invece devi urlare ciao YouTube. Vieni qua vicino a me. Ciao Instagram. Vieni qua, sono è YouTube questo, vieni qua più vicino, se no non ti vedono. Ciao Instagram, aspetta. Non sono Instagram, sono YouTube. Ciao YouTube. Stiamo facendo una gara perché stiamo per andarci a fare la doccia. Non posso farvi vedere l'Olivia perché è nuda. No, non farti vedere, vieni qua. Non farti vedere che sei tutta nuda. Vai, 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 vai. Prima io. È arrivata prima lei. Vai già dentro? Aspetta che lascio un po' l'acqua caldina prima. Un caldino qua, poi ci saranno 40 gradi all'ombra. È andata a fare la pipì in doccia? Sei andata a fare la pipì in doccia? Sì. Che porcella. E stasera dove andiamo? Eh? Dove andiamo stasera? Tenta, vieni qua, copriti. Mamma, dimmi. Ma perché ti metti così? E mi metto il turbante in testa per asciugarmi i capelli. Vieni dai, andiamo di là. Il turbante in testa? Ma è difficile da mettere. Tu hai i capelli molto lunghi. Andiamo, vieni. Ciao Instagram, ma le volevo dire che... Sono quelli di YouTube loro, no Instagram. Adesso andiamo, ci stiamo preparando. Perché arriva oggi un regalino. Che regalino? Un regalino. Stanno arrivando nonno e la Mara. Che sono i regalini. Che sono i nostri regalini. E poi papà arriverà un po' più tardi stasera. Sì. Perché ha la riunione condominiale. È vero, perché deve fare i lavori a casa. Bravissima, bravissima. Dobbiamo fare i lavori a casa, allora deve andare alla riunione condominiale. Oggi siamo stati io e te. State io, te e la nonna. Sì. Stamattina. Da stamattina, vero? Sì. E ci siamo divertite? Sì. Parecchio? Sì. Olivia, devi tenerti i capelli davanti, amore, se non riesco a chiudere i bottoncini. Abbi pazienza per quei 20 secondi. Allora, fai una giravolta. Falla un'altra volta. Guarda in giù. In giù. Guarda in su. Dai un bacio a chi vuoi tu. Ciao Instagram. Come? Ciao Instagram, no YouTube. Questo video finisce così, siamo appena tornati questa sera. Ad ogni modo, l'unica cosa che cercherò di capire è se questo tipo di vlog, che in realtà non ha nessun tipo di contenuto fitness o fit lifestyle, diciamo così, eccetera, vi piacciono. Basta, penso di avervi ammorbato abbastanza, vi voglio bene.